Il Movimento 5 Stelle nasce per cambiare l'Italia. Abbiamo dei principi cardini che sono due mandati, la restituzione dei soldi e il non creare correnti politiche come gli altri partiti. Chi non vuole seguire questa strada può tranquillamente dimettersi. Ma la cosa bella è che praticamente, naturalmente dicono che l'ha deciso la rete, però mi sembra di vedere un solo uomo comando che non è Coppi e Grillo, o forse due, Coppi e Bartoli, uno che passa la borraccia a un altro. Ma intanto sono figure molto belle Coppi e Bartoli. Noi invece crediamo che abbiamo avuto la possibilità di confrontarci in rete con 40.000 persone che hanno deciso di esprimere una votazione online e hanno preso la loro decisione tramite le informazioni che da mesi stanno seguendo in rete e all'interno di tutti i mezzi di comunicazione presenti in questo paese. Però mi sembra proprio un partito padronale, il Movimento 5 Stelle. Assolutamente no, credo che se potessimo definirlo in questa maniera, allora vi sono 40.000 persone che hanno potuto essere padroni delle scelte di un paese. Io mi domando se vi sono altri partiti politici che possono confrontarsi in questa maniera, se noi prendiamo in considerazione il PD, hanno deciso in 136 persone all'interno di Via del Nazareno. Scusi, però non è un po', non so, un po' un reato d'opinione, nel senso non è che hanno violato delle regole che avevate, che vi eravate dati precedentemente, hanno espresso delle opinioni. No, vi sono chiaramente delle opinioni diverse, queste vengono valutate, noi alla Camera abbiamo spesso fatto confronti interni su opinioni diverse e risolto. E queste persone hanno, sono andate oltre quei principi fondamentali che noi abbiamo, hanno voluto scegliere strade diverse senza confrontarsi, andando oltre i principi basilari del Movimento 5 Stelle e andando in televisione con un'apertissima critica e con una comunicazione assolutamente propria. Confronto esclude praticamente l'espulsione, è già brutto come termine. Il confronto? Dovrebbe escludere l'espulsione, se c'è un confronto si discute, non si espelle. Non abbiamo spesso avuto la possibilità di confrontarci con queste persone che hanno fatto scelte diverse, hanno deciso il confronto attraverso le televisioni e basta, e non attraverso l'assemblea.